Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale parleremo del sequestro di beni effettuato a Villa San Giovanni dalla Finanza, dai carabinieri della direzione investigativa antimafia, posti i sigilli a due grandi alberghi della città regina e sequestrate quote societarie per un ammontare di 230 milioni di euro. Ed ancora l'arresto di un super latitante sempre nel Regino. Parleremo di sanità con la replica del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza Gangemi alle accuse mosse dai consiglieri regionali Guccione ed Aiello. Sempre per la sanità ci sposteremo a Paola per vedere le condizioni in cui versa il nosocomio della cittadina tirrenica. Racconteremo delle varie proteste messe in scena questa mattina nella città d'Abruzzo e poi a Lamezia per la prima conferenza regionale per l'attuazione dei progetti integrati di sviluppo locale. Questo e molto altro ancora subito dopo i titoli. Vi aspetto. Due alberghi, 115 appartamenti, terreni, quote societarie e conti correnti. L'importo complessivo è di 230 milioni di euro. I beni appartenevano a due imprenditori reggini, arrestati lo scorso ottobre nel corso dell'operazione Regio Nord. Per gli inquirenti sono prestanome dei clan. È sempre più pesante lo scontro in atto sulla sanità cosentina, dopo le accuse mosse dai consiglieri regionali del PD. Sulle anomalie del Dipartimento di Emergenza, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Gangemi convoca i giornalisti e attacca. Hanno detto il falso e preannuncia querela. In campo 350 milioni di euro per favorire crescita e sviluppo, 210 in Calabria, i comuni che beneficeranno delle risorse dei PISL. Adesso, ha detto il governatore Scopelliti, la parola passa agli enti locali perché bisogna aprire subito i cantieri. I sorveglianti idraulici dell'AFOR ancora in stato di agitazione, non percepiscono lo stipendio da 3 mesi, si rivolgono alla regione e chiedono che il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo pieno. Mimmo Pappaterra è stato riconfermato alla guida del Parco del Pollino, sarà dunque ancora lui a proseguire il lavoro fin qui fatto. Ora, ha detto, l'obiettivo è il rilancio. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa edizione della notte del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca, quattro persone, tra le quali un medico ed un avvocato, sono indagate dalla Procura di Rossano per una serie di presunte truffe ad assicurazioni compiute con falsi incidenti stradali. In uno di questi una donna incinta di 6 mesi avrebbe subito un aborto. Guardia di Finanza e Polizia Stradale hanno effettuato anche una perquisizione nel pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano. È stata una delle assicurazioni truffate a denunciare una serie di fatti anomali. Continuiamo con la cronaca, con l'operazione condotta all'alba di questa mattina da Guardia di Finanza, DIA e Carabinieri per il sequestro di beni per 230 milioni di euro a Villa San Giovanni. Il patrimonio, secondo l'accusa, sarebbe riconducibile ai noti imprenditori reggini Pasquale Rappoccio e Pietro Siclari, entrambi già detenuti dopo essere stati arrestati nell'ottobre dello scorso anno nell'operazione Regio Nord, con l'accusa di aver riciclato i soldi della cosca Condello nell'acquisto di attività economiche. I dettagli, nel servizio di Anna Franchino. Ci sono decine di appartamenti, terreni e garage, quote societarie, tra le quali quelle di due noti alberghi di Villa San Giovanni, il Grand Hotel della Villa e il Plaza, e conti correnti fra i beni sequestrati nell'ambito dell'operazione condotta all'alba da Guardia di Finanza, DIA e Carabinieri di Reggio Calabria. Un tesoretto di circa 230 milioni di euro, riconducibile, secondo l'accusa, ai noti imprenditori reggini Pasquale Rappoccio e Pietro Siclari, entrambi già detenuti dopo essere stati arrestati nell'ottobre dello scorso anno.
scorso anno nell'operazione Reggio Nord, con l'accusa di aver riciclato i soldi della Cosca Condello nell'acquisto di attività economiche. Le indagini condotte in perfetta sinergia dalle tre articolazioni investigative coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarrite e dai sostituti procuratori Lombardo e Musolino hanno consentito di accertare che l'ascesa nel panorama imprenditoriale reggino da parte dei due sarebbe stata agevolata dai forti legami intrattenuti con le famiglie dei Condello, dei Tegano e dei Libri. In particolare, secondo la DDA, i due imprenditori avrebbero acquistato l'attività commerciale Il Limoneto a Catona, comprendente un albergo e una discoteca che sarebbe stata controllata in realtà in modo occulto dal boss Domenico Condello, arrestato il 10 ottobre scorso dopo 21 anni di latitanza, e dal cognato Bruno Tegano. Siclari all'epoca era già detenuto perché coinvolto in un'altra operazione portata a termine dalla DIA nel novembre del 2010 sui rapporti tra cosche e imprenditoria. Rappoccio invece è un imprenditore noto a Reggio Calabria, rappresentante dell'impresa Medinex per la fornitura di medicinali, e condannato il 6 ottobre scorso ad un anno e 4 mesi di reclusione dal Tribunale di Locri per presunti illeciti in alcuni appalti da parte dell'azienda sanitaria di Locri. Rappoccio è stato anche presidente della squadra di pallavolo femminile di Reggio, che per un periodo ha portato proprio il nome della Medinex. Al sequestro di beni si è giunti dopo alcune investigazioni di natura economico-patrimoniale che hanno permesso di accertare una sproporzione tra l'ingente patrimonio individuato e i redditi dichiarati dai due imprenditori e dai loro familiari. Proseguiamo con la cronaca, rimanendo sempre nel Reggino. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato a Rosarno il latitante Domenico Gallo, di 32 anni, ritenuto affiliato alla Cosca Bellocco. L'uomo, ricercato dal mese di maggio scorso per una serie di reati di associazione a delinquere, rapine, estorsioni, detenzione abusiva di armi e altro, compiuti tra il 2000 e il 2010, ha tentato di sfuggire alla cattura rifugiandosi in casa di un pensionato 80enne incensurato, immobilizzandolo e costringendolo al silenzio. I militari però sono comunque riusciti a liberare l'anziano senza danni, bloccando Gallo, che dovrà rispondere anche dei reati di sequestro di persone e violenza privata. Assieme all'uomo, i carabinieri hanno arrestato una donna, Giuseppina Albanese, di 52 anni, e il figlio Domenico La Ruffa, di 23, proprietari dell'appartamento all'interno del quale il latitante aveva stabilmente trovato rifugio. Ed ora parliamo dello scontro in atto sulla sanità. Nei giorni scorsi i consiglieri regionali Aiello e Guccione, al termine del sopralluogo nei cantieri della DEA a Cosenza, avevano mosso accuse pesanti nei confronti dell'ospedale. Troppi errori, tante anomalie nei lavori, avevano detto. Oggi il direttore Gangemi replica a quelle accuse e aggiunge: gli errori sono stati fatti, ma in passato. Io sono pronto a sporgere querela. Valentina Palmieri. Intanto bisogna dire, la querela Gangemi l'ha già pronta, è da venerdì, data della visita dei consiglieri regionali dell'opposizione Aiello e Guccione al cantiere del DEA, che pensa e ripensa a quanto è stato detto, ovvero che i lavori nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell'Annunziata presenterebbero delle anomalie, come a dire il direttore non controlla. Ecco, questo non ha digerito. L'azienda sta valutando se ci sono gli estremi per sporgere querela. Non ha niente a che vedere col buon nome dell'azienda, perché sostanzialmente i due consiglieri regionali hanno messo o hanno ipotizzato una colpa in vigilando da parte della direzione strategica dell'azienda sanitaria, dell'azienda ospedaliera di Cosenza. E allora facciamo un passo indietro. Guccione e Aiello hanno posto l'accento sui ritardi nei lavori, imperfezioni nella realizzazione degli impianti dei gas medicali. Vero, dice Gangemi, la vicenda è storia vecchia, in corso di dibattimento in tribunale e l'azienda è parte lesa. Dell'impianto dei gas medicali, la relazione della procura, torno a ripetere, dice che praticamente c'erano solamente i tubi e basta. Non c'era nulla. Però i soldi sono stati consegnati. Non solo sono stati consegnati, quello era un appalto che prevedeva il pagamento a corpo, se non sbaglio, i pagamenti sono stati fatti a misura. E questo è stato rilevato anche dai periti della procura. Insomma, ci sono
discrete responsabilità, credo, no? Quindi è meglio che stanno zitti. Altra anomalia evidenziata dai due consiglieri è relativa ai lavori per il collegamento dei gas medicali con il nuovo impianto centrale. Opera non ancora finita, poi spetterà ai tecnici fare il collaudo e stabilire se i lavori sono stati fatti a norma. I lavori non sono stati ancora consegnati e non c'è un collaudo, per cui non capisco di cosa stanno parlando i due consiglieri regionali. Oggettivamente diventa un poco difficile comprendere dove stiano le anomalie. Il DEA dovrebbe aprire i battenti tra un mese circa. Il tempo di consegna, tra le altre cose, della nuova TAC. Certo, dice Gangemi, di tempo in questi 10 anni ne è stato perso parecchio. Da quello che ho avuto modo di verificare, all'annunziarla negli ultimi 10 anni, non è stata comprata un'attrezzatura importante e non è stato aperto un cantiere. Noi sabato procederemo con l'inaugurazione della nuova risonanza magnetica, ce ne sono solamente 3 in Italia per quanto riguarda appunto la tecnologia e la qualità, che sono assolutamente avanzate rispetto agli altri, all'inaugurazione di un altro angiografo. Un altro angiografo è stato già aggiudicato e verrà installato al Dipartimento dell'Emergenza. Quindi le cose, per concludere, questa azienda le sta facendo, quando qualcuno si vuole confrontare sul piano tecnico io sono sempre disponibile. Ci spostiamo adesso all'ospedale di Paola, un guasto alla macchina digitale per la radiologia sta provocando notevoli disagi, alcuni esami sono sospesi, altri subiscono dei rallentamenti. Il quadro della situazione è nel servizio di Marisa Fallico. Esami radiologici a scarto ridotto nell'ospedale di Paola. La causa è il cattivo funzionamento della macchina digitale Prestige, il sistema tecnologico telecomandato di ultima generazione che trova applicazione in varie specialistiche. Inevitabili i disagi per i pazienti che avevano già programmato gli esami diagnostici. Alcuni sono sospesi, altri si possono fare seppur con qualche inevitabile rallentamento. Tra gli esami che non possono essere espletati, le radiografie riguardanti il cranio, l'arachide lombosacrale, il bacino per l'anca, quelle per l'apparato digerente e il clisma opaco. Sono invece assicurate le radiografie per i cosiddetti piccoli segmenti scheletrici, ovvero arti inferiori e superiori, il torace, la cervicale e gli esami che si effettuano in corsia nelle sale operatorie e nella sala gessi, nonché l'RX diretta addome in ortostatismo, ma solo per le urgenze di pronto soccorso. La direzione ha già provveduto ad attivare le procedure di ripristino del guasto in maniera tale da tornare nel più breve tempo possibile alla normalità, considerato che il sistema digitale utilizzato per la diagnostica radiologica è fondamentale e che nel nosocomio di Paola afferisce un bacino di utenza molto ampio, soprattutto dopo la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Nuova protesta dei sorveglianti idraulici della provincia di Cosenza, senza stipendio da 3 mesi, denunciano il disagio in cui sono costretti a vivere senza soldi e con un lavoro a metà. Chiedono le spettanze arretrate ed il passaggio da part-time a full-time della loro attività. Rosalba Baldino. I soldi! Da 3 mesi senza stipendio i sorveglianti idraulici, 120 nella sola provincia di Cosenza, 300 in tutta la regione, questa mattina hanno protestato davanti alla sede dell'AFOR nella città dei Bruzzi, padri di famiglia che urlano il loro disagio. Non possiamo andare più avanti, ci stiamo divorziando con le nostre mogli, i nostri figli, i poveracci, pagano loro la nostra disperazione, quindi i comuni si metterebbero una mano sulla coscienza perché qua siamo disperati e devono aggiustare questa situazione, perché con 700 euro al mese le persone non ci stanno neanche una settimana. Io ho 49 anni. A famiglia? Ho famiglia, ho 2 figli all'università e un mutuo di 50.000 euro in banca. Sacrifici, sacrifici e sacrifici. Senza soldi e con un lavoro a metà. Siccome siamo part time abbiamo più difficoltà, perché gestire 700 euro al mese è diverso che gestirne 1.300 chiaramente. E oltretutto dobbiamo anticipare noi i soldi per andare al lavoro, mettere noi i soldi per il carburante, le macchine eccetera eccetera, e quindi c'è una spesa in più. Eppure nelle altre regioni d'Italia il loro è un servizio garantito H24, attività di prevenzione e responsabilità di questi lavoratori segnalare la messa in sicurezza,
sicurezza di quei territori attraversati dai fiumi. Non siamo un peso, gridano, lo hanno fatto anche l'estate scorsa, ma appelli e gesti eclatanti sono stati vani. Anche stamattina, per realizzare le interviste, sono stati costretti ad uscire fuori dalla struttura, trattati come degli indesiderati perché chiedono il rispetto dei diritti elementari. Ma domandiamo perché le loro spettanze la regione non le eroga. Che cosa è successo? È un problema del bilancio regionale, non ci sono i fondi, hanno stanziato i fondi solamente per 6 mesi, gli altri 6 mesi siamo rimasti scoperti, questo è il problema. La cosa che è strana è che, essendo dipendenti regionali, dovrebbero spiegare i nostri politici come mai un capitolo di spesa del bilancio fisso per il personale non c'è copertura finanziaria, mentre per pagare gli stipendi agli altri dipendenti regionali, a loro i famosi 14-15 mila euro al mese, la disponibilità di cassa c'è, una vera vergogna. Altra protesta sempre a Cosenza, questa mattina in piazza dei Bruzzi, degli operatori delle case famiglia, circa 50 gli operatori che, armati di cartelli, rivendicano le risorse non ancora accreditate alle strutture che nella sola provincia di Cosenza danno ospitalità a circa 1000 minori. Non sono state accreditate alle strutture né le spettanze relative al 2012 né i residui degli anni precedenti 2011-2010. In attesa ci sono 60 centri diurni, 27 case famiglia e 7 gruppi appartamento. La delegazione dei lavoratori ha poi incontrato gli assessori Viz e De Rose, con i quali è stata fissata una nuova riunione per lunedì prossimo in municipio. Gli operatori sono stati ricevuti anche dalla sindaco Mario Chiuto. Con il primo cittadino si è ragionato in merito agli sgravi fiscali da applicare alle strutture per come previsto dalla normativa. Una buona notizia invece adesso, che riguarda una delle infrastrutture più importanti della nostra regione, ossia la Salerno-Reggio Calabria. Continuano i lavori sul primo lotto della strada di collegamento Cosenza-Sibari, nel tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la strada provinciale Diga di Tarsia. Una strategica opera infrastrutturale realizzata dalla provincia, progettata dal suo settore programmazioni grandi opere, destinata, con i suoi 8 km di sviluppo, ad accorciare notevolmente in sicurezza le distanze tra Cosenza, la sua area urbana e la Sibaritide, ponendosi quale valida alternativa di collegamento tra il comprensorio Corigliano-Rossano e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dunque facilitando tanto le relazioni quanto gli scambi commerciali. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 30 milioni di euro. Stamane, un momento importante della realizzazione dell'opera, con la posa della prima centina che dà l'avvio allo scavo della galleria naturale Cozzo Castello di circa 400 metri, una fra le opere d'arte previste insieme a 2 viadotti già in fase di esecuzione, per una lunghezza complessiva di 300 metri. A Lamezia adesso, dove si è svolta la prima conferenza regionale per l'attuazione dei progetti integrati di sviluppo locale. Ai lavori anche il presidente della regione Giuseppe Scopelliti e l'assessore regionale alla programmazione comunitaria Giacomo Mancini. I comuni coinvolti nei progetti sono 210, con un impegno totale di circa 350 milioni di euro di risorse comunitarie, con interventi che riguardano i settori mobilità, qualità della vita, sistemi turistici, sistemi produttivi, i borghi. Isabella Roccamo. A Lamezia Terme il governatore della Calabria ha convocato tutti i sindaci dei territori che beneficeranno dei programmi integrati di sviluppo locale. Sono 72 progetti che consentiranno, queste almeno le intenzioni degli amministratori regionali, di disegnare una Calabria nuova e favorire la crescita. In campo circa 350 milioni di euro, di cui beneficeranno 210 comuni. Dei 72 progetti finanziati, 26 saranno realizzati nella provincia di Cosenza per un totale di circa 129 milioni di euro, 18 a Reggio Calabria per 86 milioni, 14 a Catanzaro 56 milioni, 8 a Vibo per 42 milioni e 6 a Crotone per 37 milioni. 350 milioni di euro più altri 150 milioni di investimenti dei privati è uno strumento nuovo, interessante, che viene messo in campo. Speriamo ovviamente che tutto questo produca degli effetti importanti, cioè ricadute in termini di sviluppo, di qualità della vita, quindi di ricchezza sui territori, è una risposta importante ai cittadini calabresi.
ma questo è stato sottolineato e soltanto un primo risultato raggiunto in 22 mesi di lavoro costante. Noi abbiamo premiato i migliori, non abbiamo guardato l'appartenenza politica, il comparaggio, i rapporti di amicizia, abbiamo premiato coloro i quali avevano i requisiti per essere premiati e per essere finanziati. Vogliamo anche però dare una mano e lavorare insieme a chi al momento non è nell'elenco. Adesso l'obiettivo è quello di aprire subito i cantieri ed evitare che risorse importanti per lo sviluppo e la crescita rimangano inutilizzate, come purtroppo è già accaduto in passato. Nel giorno del cambio al vertice della questura a Vibo Valentia si parla anche di un altro cambiamento, il riordino delle province. In quest'ottica la città di Vibo verrebbe accorpata a quella di Catanzaro, ma non mancano naturalmente le perplessità. Vediamo. Proprio nel giorno in cui il questore Giuseppe Cucchiara lascia la sede di Vibo Valentia arriva un'importante rassicurazione sul futuro di questo territorio, insidiato da una inesorabile spending review destinata a cancellare la provincia di Vibo Valentia dalle mappe. I presidi provinciali di legalità non dovrebbero essere smantellati. I presidi di legalità sono certo che non verranno intaccati e sicuramente si studieranno un meccanismo per mantenere lo stesso bacino di competenza slegato dall'ente amministrativo provincia, quindi non credo proprio che saranno scossoni sulla nostra attività. D'altronde, considerate che già oggi il meccanismo di funzionamento è questo: l'organo investigativo competente a indagare su fatti di criminalità organizzata già oggi è comunque Catanzaro. È chiaro che non può farlo questo Catanzaro da solo, per cui poi sul territorio opera la squadra mobile di Vibo Valentia, ma il contatto con l'ufficio capoluogo è comunque un contatto che già oggi esiste. Giuseppe Cucchiara, dopo meno di 2 anni alla guida della questura di Vibo Valentia, lascia nella convinzione di aver ben seminato su questo difficile territorio. Sì, ho avuto il tempo, diciamo, di dare la mia impronta all'azione dell'ufficio, all'azione investigativa dell'ufficio, si sono messi in cantiere tante attività investigative i cui frutti non sto raccogliendo, ma questo non mi dà nessun mi dispiace un minimo sul piano della soddisfazione personale, però so di aver che i miei collaboratori hanno messo in cantiere delle cose importanti, sapientemente coordinate dall'autorità giudiziaria distrettuale per quanto riguarda i fatti di criminalità organizzata e dall'autorità giudiziaria vibonese, dalla procura della Repubblica di Vibo per quanto sia i fatti di criminalità ordinaria. E quindi sono certo, è un bilancio anticipato che sto facendo, ma sono certo che nel breve periodo di tutto questo si vedranno i frutti e saranno dei frutti importanti. Domenico Pappaterra è stato riconfermato alla guida del Parco del Pollino, sarà dunque ancora lui a proseguire il lavoro fin qui fatto. Ora, ha detto, l'obiettivo è solo il rilancio, vediamo. Domenico Pappaterra resterà alla guida del Parco Nazionale del Pollino, lo ha deciso il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ma Pappaterra ha goduto dell'appoggio bipartisan dei presidenti delle regioni Calabria e Basilicata, Scopelliti e De Filippo. Evidentemente è stata premiata l'attività di questi anni, noi credo che abbiamo operato al meglio, naturalmente credo che questo territorio, questo parco ancora debbano esprimere un potenziale che è del tutto inesplorato. Però abbiamo pianificato bene, abbiamo creato le condizioni, dettato le regole al territorio. Adesso bisogna raccogliere i frutti di un'azione incessante, soprattutto sul piano e sul terreno socio-economico. Le linee guida dei prossimi 5 anni sono semplici e puntano all'essenziale. Intanto un occhio al turismo, poi attenzione al mondo agricolo e alla valorizzazione delle eccellenze. Noi siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo avuto sul piano turistico, però vogliamo consolidarli. Questo è un territorio che va conosciuto meglio, quindi occorrerà un grande piano di comunicazione di questo territorio. Bisogna comunicarlo meglio, farlo conoscere di più, arrivare a quanti più soggetti possibile. Il secondo obiettivo, questo è un parco grande, molto grande, 170.000 abitanti al suo interno e poi soprattutto una grande popolazione agricola. Noi col mondo agricolo
utilizzando le grandi centrali dell'organizzazione agricola calabrese e lucana, dobbiamo recuperare un rapporto col mondo agricolo, che si era negli ultimi anni un po' inceppato a causa della vicenda dei cinghiali, altre problematiche. Invece questo è un mondo che può puntare sulla cosiddetta agricoltura sostenuta, sull'agricoltura sostenibile, e questo binomio tra agricoltura e ambiente può significare anche un grande vantaggio per il mondo agricolo di questo territorio. Terza cosa, valorizzare le eccellenze. Questo è un territorio, noi lo stiamo facendo attraverso la Banca delle Qualità Italiane che stiamo costruendo insieme alla Fondazione Simbola. Ecco, noi stiamo provando a tirar fuori le eccellenze di quest'area. Sono tante, sono diffuse, sono sperdute, a volte sono poco conosciute, e invece proprio in questi piccoli meandri, in questi piccoli borghi si annidano delle esperienze importanti. Ecco, dobbiamo tirarle fuori e farle venire alla ribalta, perché credo che sia molto importante. SOS Italia, come uscire dalla notte della politica e dare continuità al montismo? Questo è il titolo del libro scritto dal deputato dell'UDC Ferdinando Adornato durante la presentazione del volume edito da Rubettino. Presente l'autore, il servizio. Si chiama SOS Italia, come uscire dalla notte della politica e dare continuità al montismo, il libro scritto dal deputato dell'UDC Ferdinando Adornato, coordinatore della Costituente di Centro. Il volume edito da Rubettino è stato presentato nel municipio di Cosenza. Adornato per 2 ore ha risposto alle pressanti domande dei giornalisti Filippo Veltri e Attilio Sabato, sottolineando la particolarità del momento politico e la validità, anche in prospettiva, dell'esperienza di governo di Mario Monti. La politica ha condotto l'Italia sul baratro. Monti arriva con tutti gli errori e i difetti che possono esserci, ma ha salvato il paese, sennò facevamo la fine della Grecia. E le nostre famiglie soffrivano molto di più di quanto già soffrono adesso, e questo bisogna continuare, non può durare un anno, non è una parentesi, deve durare almeno 3-4 anni il tempo di salvare l'Italia e nell'unità nazionale portarla verso la ricostruzione. Se invece i partiti continuano a fare ragionamenti di parte e non in nome dell'interesse generale, credo ci sia poco da fare. Io personalmente, noi dell'Unione di Centro, ci battiamo per questa seconda strada. Ho amato la politica tutta la vita e mi fa veramente dispiacere vederla piombare nel baratro, nella notte, come io la chiamo, in cui è stata. Però a me la politica vera mi ha insegnato che piuttosto che lamentarsi del freddo è meglio cercare un cappotto, e allora noi stiamo cercando insieme un cappotto, un modo di uscire da questa notte della politica e di salvare l'Italia. Diverse volte nella storia del nostro paese gli italiani si sono trovati di fronte a questo bivio, o il declino o risorgere, o la morte o la ricostruzione. Soprattutto nel risorgimento, quando abbiamo raggiunto l'Unità d'Italia, e poi nella ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Credo che solo recuperando le energie morali, i programmi politici e la serietà e la sobrietà della politica di quell'epoca noi potremo salvarci. Questo è il mio messaggio. Ed ora una buona notizia che riguarda soprattutto i golosi. Ritorna un appuntamento attesissimo che taglia quest'anno il traguardo della 10ª edizione, la Festa del Cioccolato, organizzata dalla provincia di Cosenza e dalla CNA con il patrocinio del comune di Cosenza. L'evento si svolgerà dal 26 al 28 ottobre lungo l'isola pedonale di Corso Mazzini nella città dei Bruzzi. Uno sguardo adesso alle previsioni del tempo. Amici di Temme, una giornata di mercoledì ancora all'insegna del bel tempo, una giornata assai simile alle precedenti. Per capire la condizione del tempo basta osservare la situazione delle temperature in quota. Come si può ben vedere, l'Italia ora è colorata di giallo. Questo cosa significa? Non c'è più il rosso cupo, l'arancione delle giornate di trascorse. Questo significa che la cupola anticiclonica che ha portato condizioni estive sulla Calabria tende ad arretrare ed allontanarsi verso sud, verso il continente africano. È il segnale di una svolta? Sì, è il primo segnale di una svolta che si manifesterà sulla nostra regione, però non prima di domenica, sabato e domenica per essere più precisi. Già nella giornata di sabato infatti le temperature tenderanno a calare abbastanza rapidamente, nella giornata di domenica e lunedì avremo un calo termico che si attesterà
sull'ordine di una decina di gradi. Ritorneranno i fenomeni, quindi assenza di fenomeni sulla Calabria fino a sabato. Da sabato tempo in peggioramento e quindi condizioni più prettamente autunnali. Ventilazione che ancora per queste giornate si manterrà sudorientale e temperature che si terranno oltre la media del periodo fino a sabato di 4-5 gradi, quindi massime prossime 24-25 gradi, e forte escursione termica nelle ore serali e notturne con abbassamento dei valori termici. Quindi godiamoci ancora queste giornate da sapore quasi estivo e attendiamo il peggioramento del tempo atteso per il prossimo fine settimana. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici di Temme. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io ringrazio Michele Cavi Regia, Giuseppe Costanzi Messinonda ed auguro a voi tutti una serena notte.